il mio ego, schiavo del piacere di un placebo. C'è ancora gente che parla di sesso debole, ma non ha conosciuto te. Però io so che hai un punto più sensibile che ti fa piangere per me. Insieme a me io non chiedo di me, ancora mai già sai che sei e sarai mia. Davanti a noi un mondo di strade che si aprono, e anche se poi non saranno sempre solo rose, è chiaro che ora io non posso più fare a meno di te. Io non voglio più bruciare nella cenere di una sconosciuta, anche fosse Venere. Io non voglio più saperne, io non posso più. Ogni giorno farsi una ragazza facile non ha reso mai un uomo meno fragile. Non le voglio più vedere, io non posso più fare a meno di te. Ma hai tirato su dal fondo della cima, non è che salvi il mondo, però è meglio di prima. Chi mi conosce da sempre ora si sorprende, mi metti a posto ma non sposti niente. Ogni nome è un uomo, ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi vida così sia. Sopra un
vince la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più, tanto rispondere alle tre. Non c'è più serata, in giro chiami tu, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai che ne ci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto. Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu vali due. Vorrei darti un bacetto, ma ti onetto. Se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre. Si è rotta l'aria del mio pangalo, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no. Se capire mi fa impazzire, dei baby come on. C'è lì di vino nei gradini, ma quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare, labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille. Di fila, beh. Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua, se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani, se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, domani tienilo con te perché dopo un giorno ancora. Ciccio in testa a te, non so perché, domani chissà, perciò se ti va, senti qua, i ricordi sono in fila e non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano, sono in para, noia dura, dolce tortura, paura, come quella sera, indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore, la prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente, cotto immediatamente, ed era tipo che ci importa di domani, stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi, e ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato, e cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga. Ogni giorno di più io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, e tutto quanto il mondo intorno è più blu, non c'è neanche una salita quando ci sei tu, tu che sei la perfezione, per fortuna che ci sei, apro le mie braccia al cielo. Sei la più bella del mondo, sole. La più bella per me, mare. Ed era tutta la vita che cielo. Non aspettavo che te. Sei la più bella del mondo, sole. Religione per me, mare. Mi piaci da impazzire. Sei la più bella del mondo.
origine. Vita travolgente, infinita.
capace scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è paradiso, all'inferno delle verità io metto col sorriso. Oh! Hey! Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire.
cassa rullante. 4 secondi solo dentro l'istante. Alzo il volume della radio e cambio faccia al pianeta. Milano un cielo blu seta ed è una grande discoteca. E con i bassi metto dura prova i diffusori. Faccio lo zar, guido con il braccio fuori. Non è colpa mia se questa roba calda, ma che ti salda e ti ribalta solo se è ascoltata alta. E non mi dire di abbassare perché tanto non posso, non riesco, non voglio, sono meglio se il livello è maestoso. Il bordello è fragoroso e i miei vicini hanno l'esaurimento nervoso. Più volume ho, più ne vorrei. Stasera il mio futuro è nelle mani di un DJ. Dall'entrata si buttano ai miei piedi tutte in tecle scivolata, con il rischio imprevisto che me stuccano il menisco. Basta un disco e già sto pisto con l'aiuto di un gin liscio. C'è la mora, c'è la bionda, quella bassa, alta o ricca. Ho un tatuaggio con la scritta ricerchirme fai una pippa. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, se dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avessi di speciale? Che in un altro no, non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? Attento, lei lunga la sale e ti farà girare il mondo senza.
Esattamente 2 anni fa, il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi parlarono di un focolaio, di una misteriosa polmonite, che poi sarebbe scoperto essere causato dal coronavirus, chiamato SARS-CoV-2. In questi 2 anni, le nostre vite sono cambiate radicalmente, con la pandemia e le varie limitazioni. Centinaia di migliaia gli studi scientifici sulla nuova malattia, chiamata Covid-19, ma anche una pandemia di disinformazione. Tanto che si è parlato di infodemia a causa della continua alternanza di scenari catastrofici e rassicuranti, che non aiuta le persone che sono costrette a vivere tra molte preoccupazioni legittime. In Italia risale al 21 febbraio 2020 il paziente 1 a Codogno. In provincia di Lucca il primo caso risale invece al 27 febbraio. Il rischio di contagio ha fatto annullare feste, concerti e cerimonie. Ha cambiato il lavoro, la scuola e i rapporti personali. Il danno sanitario, sociale ed economico è stato enorme. Anche a Lucca ha registrato effetti pesanti, con circa 39.000 casi successi in questi 2 anni. Ma in questo secondo anno di emergenza sono arrivati anche vaccini e sempre nuove cure. Note di speranza che ci hanno spinto a organizzare con rinnovato impegno la nostra festa di Capodanno, che ahimè non si tiene in una piazza come per 22 anni, ma all'interno di questo magnifico teatro del Giglio, messoci a disposizione dall'amministrazione comunale di Lucca. E con immenso piacere che annuncio Emanuela Gennai. Teatro del Giglio, grazie al DJ Federico Avanzati. Un applauso grazie al nostro Federico. Dal 31 dicembre 1998 Lucca ha la sua grande festa di Capodanno cittadina. L'organizzazione è curata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Don Franco Baroni ODV. Alla realizzazione del nostro spettacolo ha dato un importante contributo economico la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ringraziamo pubblicamente per averci consentito di organizzare questo evento. La nostra serata è diretta anche su Radio 2000 e streaming su tutti i social. Nella prima parte della festa ci hanno tenuto compagnia il DJ Federico Avanzati, che abbiamo appena ringraziato, nome noto a Lucca essendo il DJ di celebri locali. Quindi ringraziamo ancora una volta il nostro DJ e lo troveremo più tardi. Ancora un altro applauso. Ma adesso, signore e signori, entriamo nel vivo della serata e vorrei chiamare il nostro primo ospite. Pensate, classe 1998, studia musica dall'età di 11 anni, ha partecipato a molteplici spettacoli, anche qui al Teatro del Giglio, pensate, e ancora 3 anni fa, per il Natale 2018, ha inciso il suo primo CD con una serie di cover per lui molto significative. In questi anni ha iniziato un percorso sempre più professionale all'istituto LIM Academy. E adesso, con immenso piacere, che io chiamo, signore e signori, Dylan Pedonesi. Accogliamolo con un grande applauso. Wow, buonasera. Dylan, fantastico, bellissimo, complimenti. Meravigliosa te. Grazie. Stupenda. Dylan, grazie Dylan. È veramente un onore, un piacere per me averti qua. Anche per me. E quindi vorrei subito iniziare, grazie anche a questo fantastico pubblico, grazie mille anche a questo fantastico pubblico. E poi tutto il pubblico a casa che ci sta seguendo in questo momento. Allora Dylan, entriamo subito nelle case di tutti. Con quale brano vogliamo iniziare? Strangers in the Night. Sconosciuti nella notte. Eh sì, lo siamo un po' tutti sconosciuti, soprattutto in questo momento molto difficile. Siamo sconosciuti nella notte. Dylan Pedonesi. Strangers in the night, exchanging friendly, wandering the night.
che meraviglia! Fantastico, Dylan. Grazie. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma adesso Dylan, che cosa ci farai ascoltare? Flying into the moon. Volare sulla luna. E allora facci volare sulla luna. Dylan! Speriamo di riuscirci. Flying into the moon, let me play among the stars. You are all I worth, Lord, and I worship and adore. Another word, please be true. Another word, I love you. Fantastico. Dylan, e adesso con che cosa proseguiamo? Adesso vorrei proseguire con un brano in italiano e mi sei scoppiato dentro al cuore. Che tra l'altro è l'anno del cuore. Dylan! Io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. No.
grazie a tutti. Fantastico. E adesso Dylan, ci fai rivivere un'atmosfera. Sì, quella di Natale, la mia preferita. Wow. Che cosa. Have yourself a merry little Christmas. Fantastica. Dylan. Adesso, caro Dylan e caro pubblico, immaginiamo per un attimo di essere una splendida città come quella di New York. E quindi che cosa ci proponi? New York, New York. Dylan Pedonesi! Bella dell'improvvisazione, si cambia canzone. World with a thing of passion we need tonight.
marry the night. Gonna marry the night. I'm gonna marry the night. I'm gonna cry and fall. I'm gonna marry the night. Need a pen on it to the Grazie a Dylan Fredonesi, ancora un applauso Dylan, ancora un applauso, grazie, fantastico, ma Dylan Fredonesi lo ritroveremo più tardi, grazie Dylan. E adesso il nostro spettacolo prosegue con una delle formazioni di rock opera, che presenta una raffinata selezione di alcune tra le melodie più celebri della canzone italiana. In questo primo set, uno speciale, pensate, dedicato alla canzone italiana d'autore. Dunque, brani di Battiato, Baglioni, Battisti, Dalla e tantissimi altri. Vi ricordo che fanno parte del gruppo, alle voci, Matteo Giusti, Susanna Pellegrini, Cecilia Pascale e Terry Horn. Alla chitarra, Antonio Gori. Al basso Alessandro Nottoli, alla batteria Marco Campagna e alle tastiere
Simone Giusti. Quindi, signore e signori, i Rock Opera! Successo, insomma, portata al successo da Mina, questa era una versione piuttosto moderna. Sì, una versione tutta di Neck, di Neck, sì. Veniamo ad un altro grande successo del grande Modugno. Mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Ma quando è noi
meraviglioso. Giusti. Grazie. Sera al telefono tu mi chiedevi perché non
Susanna Pellegrini. Grazie. Bravissima. Grazie.
Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, si chiude gli occhi, lei lo sa. Stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe e poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre e una sorella, poca vita, sempre quella, se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un miliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco è dentro a un bar, non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà? Dove la strada per le stelle? Mentre ballo si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare con tre sali. Sono fuori dal locale con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana. L'altra parte della luna che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, ti guardi abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Abbiamo voluto ricordare il grande Lucio Dalla che se n'è andato ormai 10 anni fa. Eh sì. Era il 2012. Vola il tempo. Vola sì. Il tempo. Grazie. A lui. Andiamo avanti con un altro grande, direi. Eppur mi sono scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è. Era bella però un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Era un gioco, non era un fuoco. Non piangere sale dai capelli perderà. È solo un gioco, non un fuoco. Lo sai che t'amo. Eppur mi sono scordato di te, non l'ho detto di no. Ti ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più.
nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. No. Era un gioco, non era un fuoco. No, non piangere salame, dai capelli per terrami. È solo un gioco e non un fuoco. Non vedi il mio cuore, da città una distrazione. Era un gioco, non era un fuoco. No, non piangere salame, dai capelli per terrami. È solo un gioco e non un uomo. Disperazione nasce da. Ed era Cecilia Pascale. Grazie. Bene, siamo addirittura d'arrivo perché il tempo scorre qua. Eh sì. Mancano poco più di 10 minuti, giusto? Quello è il countdown. E ci buttiamo alle spalle anche questo 2021. Facciamo un bel applauso speranzoso. Dai. Ci vuole. Sperando in un 2022, non dico niente. Andiamo avanti. Questa la cantiamo tutti insieme. Conosciamo sicuramente. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help, Ticket to Ride, o Lady Jane, o Yesterday. Cantava viva la libertà. Ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop, poi Rolling Stone, stop, poi Beatles Stone. M'han detto va nel Vietnam e spara al Vietcong. Thank you.
Bene, noi ci vediamo dopo. Ok, nel frattempo arriverà la mezzanotte e noi poi arriviamo e ci divertiamo ancora un po' insieme. Grazie, tanti auguri! Ma un applauso ai Rock Opera, fantastici, che vogliamo ricordare, le voci Matteo Giusti, Susanna Pellegrini, Cecilia Pascale e Terry Horn, alla chitarra Antonio Gori, al basso Alessandro Nottoli, alla batteria Marco Campagna e alle tastiere Simone Giusti. Ma fantastici, ci siamo, è 7 minuti, ci siamo quasi. Allora io però voglio fare un saluto, perché nei giorni scorsi sicuramente avrete visto che dovevamo avere un ospite, un artista molto conosciuto qui a Lucca, ovvero Roberto Borelli, che purtroppo non è con noi per dei motivi familiari, ma noi adesso so che ci ascolta in questo momento. Roberto, ti facciamo un grande applauso qui da questo meraviglioso teatro. Un grande saluto e a prestissimo, Roberto, a prestissimo. E adesso ci siamo quasi, stiamo per entrare nell'anno nuovo, l'anno del cuore. Il passaggio fra le ore 23:59 minuti 59 secondi del 31 dicembre e le ore 0 del 1 gennaio, che vivremo fra poco, come si vede dal conto alla rovescia, è un momento magico in tutto il mondo. La tradizione del Capodanno si perde nella storia delle civiltà, soprattutto di quelle più antiche, basate sull'alternanza delle stagioni e sul lavoro agricolo. Ogni anno la festa di Capodanno ha un titolo che si lega al numero del nuovo anno. Così, per il Capodanno 2022, la festa si intitola 2022, l'anno del cuore. Il riferimento è alla rotazione grafica della prima cifra 2 che arriva a formare un cuore. Ciò vuole essere un augurio per un nuovo anno ricco di salute, ovviamente, vitalità e speranza. La nostra festa vuole essere momento privilegiato per l'amicizia, gli affetti e l'intera comunità. Saper festeggiare insieme apre infatti alla capacità di umanizzare la società, apre alle relazioni con gli altri, alla condivisione e alla speranza. E come sempre noi vogliamo evidenziare l'importanza dell'armonia e dell'amore nei rapporti interpersonali, dal livello più ristretto e a noi, vicino a quello più ampio e internazionale. La pace è un grande e fondamentale valore universale, che da sempre è in linea con gli impegni sociali dell'Associazione Don Franco Baroni ODV. Io invito tutti quanti a festeggiare il Capodanno nel segno del rispetto di tutti, delle persone, dell'ambiente, ma soprattutto degli animali. E ovviamente è tradizione dei nostri veglioni, poco prima della mezzanotte, dare la parola alle autorità cittadine che sono venute a trovarci per lo scambio degli auguri. E a questo punto ci stiamo, mancano pochissimi minuti, 4 minuti, e allora io voglio accogliere nel frattempo l'Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, e il Sindaco di Lucca, il Professor Alessandro Tambellini, per il loro messaggio di auguri. Un applauso, grazie. Monsignor Giulietti, benvenuto, ci possiamo dare la mano? Magari diamoci il gomito. Professore Alessandro Tambellini, benvenuto anche a lei. Che bello, in questa splendida location, il teatro, grazie, grazie mille, il Teatro del Giglio. Monsignor Paolo Giulietti. Sì, quest'anno nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace Papa Francesco ci invita ad essere artigiani. Artigiani vuol dire che ciascuno nel suo piccolo sa fare qualcosa, può fare qualcosa per rendere migliore questa nostra società, questa nostra città. Allora l'augurio è che l'artigianato diffuso, come si dice,
ci renda davvero migliori in questo 2022. Abbiamo bisogno di qualche motivo di speranza, e questa speranza non viene solamente da quello che ci aspettiamo dagli altri, ma anche da quello che ciascuno di noi, come piccolo artigiano, può fare per migliorare il mondo dentro di sé e intorno a sé. Allora l'augurio è che ci diamo da fare ciascuno nel proprio piccolo, come davvero degli artigiani, per far del nostro meglio, e che questo 2022 sia migliore non solo per qualche fato che arriva dall'alto, ma perché l'impegno di ciascuno, la fiducia di ciascuno verso gli altri, verso il futuro, lo rende davvero diverso e migliore. Buon anno. Grazie a Monsignor Paolo Giulietti, grazie veramente. Professore Alessandro Tambellini, che dire? Le cose da dopo dire. Un anno molto difficile, anche quest'anno molto veramente complicato. Sì, un anno difficile, sicuramente. Ma le difficoltà ci sono anche per indurci a trovare il modo di superarle. Quindi le difficoltà sono degli ostacoli, delle barriere che abbiamo davanti. Sta a noi trovare la forza, l'energia, l'unità, la comunanza di intenti che ci consentono poi di superare le difficoltà. La vita non è facile, mai. Ora ancora di meno lo è facile. Però è proprio in questo tempo che bisogna avere cuore, mente, passione, per le tre componenti che ci consentono di andare avanti. Quando parlo di cuore parlo di solidarietà, parlo di vicinanza agli altri, parlo di capacità di intendersi con gli altri. Prima l'arcivescovo ha parlato di pace. La pace non è inerzia, non è stare semplicemente in un buon rapporto col mondo. Il buon rapporto col mondo si costruisce attraverso la giustizia, attraverso l'equità, attraverso i grandi principi e i grandi valori che sono il presupposto della pace. La pace è un percorso complesso, è un percorso che ci chiama a delle grandi responsabilità, così come le difficoltà. Le difficoltà ci chiamano oggi ad assumere ognuno di noi grandi responsabilità. In tutti i luoghi dove ci troviamo a agire, in tutti i contesti dove ci troviamo a operare, perché, come dicevano una volta i vecchi, non ci sono dei sottolavori. Ecco, ci siamo, condivido ecco. In pieno un applauso al professor Alessandro Tambellini, ci siamo quasi, stiamo per entrare nell'anno 2022, ci siamo tra pochissimi minuti, allora iniziamo a fare il conto alla rovescia, 14, 13, 12... 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Buon anno! Auguri, auguri da Emanuela Gennai, auguri da tutti quanti. Buon anno! Veramente un anno ricco di salute, perché in questo momento la salute è molto importante, visto? La salute è il presupposto di tutto. Assolutamente, assolutamente. Auguri veramente di oggi. Io ricordo che in questo momento siamo sulle frequenze di Radio 2000 in diretta su tutti i canali social. Quindi un saluto a tutti quanti, ai nostri radioascoltatori e ai nostri facebookiani, Instagram e quant'altro. E ora io vi lascio con il DJ Federico Avanzati, ancora un po' di musica, ma ci troveremo subito dopo. Grazie, grazie Monsignor, grazie al sindaco di Luca, grazie.
Federico Avanzati, un applauso e buon anno a tutti quanti, buon anno veramente con il cuore. E adesso noi ci stiamo avvicinando anche a una premiazione molto importante, il premio Lucchese dell'anno, ma prima voglio chiamare ancora sul palco Dylan Pedonesi. Accogliamolo con un grande applauso. Dylan, sei fuggito? Dai, anzi ecco. Voglio precisare, Dila, non abbiamo neanche brindato, ma lo abbiamo fatto da questa parte, grazie. Scusa, sì. Ma lo abbiamo fatto virtualmente, certo. Purtroppo non ci è consentito, ma lo abbiamo fatto in questo modo. E dobbiamo seguire ovviamente tutti quanti le regole anticontagio da Covid. Senti Dylan, adesso tu hai due brani meravigliosi, con che cosa, adesso cosa ci fai ascoltare? Vorrei farvi ascoltare Million Reason. Milioni di ragioni, e ce ne sono tantissime, no, di ragioni, soprattutto in questo momento. Dylan Pedonesi! I just
grazie. Meraviglioso, meraviglioso. Dylan, senti, adesso so che ci farei ascoltare un brano bellissimo, perché poco fa noi ci siamo soffermati in uno dei tuoi brani a New York, però adesso noi ci soffermeremo, staremo proprio lì. Quindi? Concludiamo con New York, New York. Dylan Pedonesi! Possiamo dare la mano, ma guarda Dylan, buon anno con il cuore, meraviglioso, ancora un applauso prima di mandarlo, di congedarlo, Dylan Pedonesi. Grazie a tutti, buon anno. Grazie Dylan, non fuggire, ti aspetto per la chiusura, ok? Grazie. E adesso è arrivato il momento tanto atteso e per questo io invito nuovamente qui sul palco il professor Alessandro Tambellini per la premiazione, per il premio Lucchese dell'anno. Salutiamo, vi ricordo che in questo momento siamo in diretta su tutti i social. Buon anno a tutti quanti. Eccoci, ci siamo è tradizione del nostro evento di Capodanno, la premiazione dei Lucchesi dell'anno.
Festeggiare il Capodanno per noi vuol dire infatti riconoscere anche l'opera di quanti ogni giorno per tutto l'anno lavorano nei vari ambiti pubblici e privati, economici, culturali, sociali e ricreativi. Così è nata fin dal dicembre 1998 l'idea del premio Lucchese dell'anno. Un riconoscimento questo per evidenziare il lavoro di queste persone che con la loro opera hanno reso e rendono Lucca una città sempre più ricca, importante e vivibile. Quindi a questo punto io invito il sindaco, il professor Alessandro Tambellini, a proclamare i Lucchesi dell'anno 2021, leggendone ovviamente la motivazione, ricordando che, visti i loro impegni in questo periodo, i premiati sono fuori Italia. Però noi abbiamo provveduto alla consegna nei giorni scorsi, come si può vedere dal video che saranno proiettati tra pochissimo sul maxischermo e diffusi nelle dirette audiovisive. Quindi a questo punto mandiamo subito il video, questo contributo, sul maxischermo e lo potrete subito guardare. Il Lucchese dell'anno quest'anno abbiamo scelto Emiliano Martinelli, perché questo luogo testimonia il suo lavoro e testimonia ciò che lei ha fatto per il designer a livello italiano, a livello internazionale, seguendo una tradizione che è la tradizione della sua famiglia. Emiliano Martinelli ha portato il nome di Lucca dappertutto, i suoi prodotti, i prodotti della Martinelli Luce sono conosciuti universalmente. Di recente abbiamo visto dei film in cui si introducono delle lampade progettate da voi, per cui avete lavorato per la nostra città in modo intenso e soprattutto con questa grande capacità che vi è universalmente riconosciuta. Questo segno che la città quest'anno dà a Emiliano Martinelli vuol suggellare proprio un percorso di vita, un percorso professionale di amplissimo respiro che oggi qui noi semplicemente riconosciamo. Premio Lucchese dell'anno 2021. Emiliano Martinelli si è diplomato all'Istituto d'Arte di Lucca, sezione ceramica, e successivamente in disegno industriale all'ISIA di Firenze, città dove poi si è laureato in architettura. Dopo la laurea entra nell'azienda di famiglia, fondata negli anni 30 del secolo scorso dal nonno Plinio e successivamente ampliata dal padre Elio, che a partire dagli anni 50 ne indirizza l'attività verso la progettazione e produzione di lampade. Con il padre, il suo più grande maestro, inizia una lunga collaborazione, sviluppando insieme le idee e i prodotti che hanno contraddistinto negli anni la produzione di Martinelli Luce, di cui Emiliano Martinelli è presidente. All'interno dell'azienda svolge da sempre molteplici attività, imprenditrice, progettista e art director. Cura altresì la grafica del materiale commerciale e la comunicazione esterna. A lei si devono gli allestimenti degli stand attraverso i quali l'azienda si presenta alle più importanti manifestazioni di settore, sia in Italia che all'estero. Diverse sono le lampade da lei progettate negli anni per l'arredamento domestico e industriale, che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali come il German Designer Award del 2012, Life Product Designer del 2014 e il Calendar Art del 2015, 2016, 2019. Emiliano Martinelli ha collaborato dal 1965 ad oggi con architetti come Gaio Volenti e Sergio Asti. Continua a lavorare tuttora con i più importanti professionisti e progettisti che operano nel settore. In questi ultimi anni ha selezionato molti giovani designer, iniziando con loro collaborazioni tese allo sviluppo e alla ingegnerizzazione di diversi progetti che hanno ottenuto significativi riconoscimenti. Nel 2021 è stata nominata presidente della FIDAPA, sezione di Lucca, un'associazione che annovera circa 10.000 soci in Italia e che aderisce alla Federazione Internazionale HBPV, con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti e altre associazioni. Il premio Lucchese dell'anno 2021 è il riconoscimento che la città di Lucca conferisce a Emiliano Martinelli per la sua straordinaria creatività, per la capacità di essere ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, per la sua volontà
di intercettare e esaltare il talento dei giovani, con l'augurio di portare avanti con successo il suo percorso creativo, professionale e formativo nel campo dell'arte e del disegno. Con tanti complimenti. Io? Con tanti complimenti. Non posso altro che ringraziare questa cosa, perché è inaspettata, diciamo. Quindi mi fa molto piacere, è un bel regalo di Natale, diciamo. Quindi cercherò sempre di contribuire alla crescita culturale, appunto, anche di Lucca e anche all'economia, ecco, portando avanti l'agenda nel meglio possibile. Un'economia portata avanti con tanta eleganza, perché quando poi l'economia si sposa alla capacità creativa, come è in questo caso, noi tutti ricordiamo Elio Martinelli, ma c'è questa continuità aziendale che è intensa, così potente, così forte. Quando l'economia poi produce tutto questo e lo produce in modo tale da poter cogliere la suggestione del mondo, perché il mondo poi utilizza questi prodotti. Quando dico mondo, dico non certo tutto il mondo, ma chi sa poi intercettare, individuare gli aspetti della creatività più significativi da introdurre nel proprio ambito, sia la propria casa, sia la propria azienda. Ebbene, quando si fa tutto questo, si rende un servizio alla comunità, si rende un servizio alla bellezza in generale, quindi all'armonia del mondo in generale, ed è questo servizio che noi oggi abbiamo voluto riconoscere. Io ci metto tutta la passione e tutta la mia esperienza, e quindi cercherò di, insieme a tutti i miei collaboratori, a mio figlio che è Marco, che collabora con me da tanti anni e è qui con noi già quando c'era anche mio babbo, e quindi cercherò di portare avanti nel meglio possibile, secondo le mie possibilità. La città di Lucca, il dato ufficiale della città di Lucca, come segno ulteriore di riconoscimento. Ringrazio quindi tutta Lucca per questo premio, e con l'occasione vi faccio auguri di buone feste e a tutta la mia città. Grazie di tutto. Un applauso per Emiliana Martinelli. Insieme leggerò le motivazioni che hanno portato alla scelta della tua persona come lucchese dell'anno per il 2021, e sono motivazioni di grande interesse, credo, per tutta la città. Basta vedere come hai trasformato questo luogo. Grazie. Come l'hai risistemato, quello che stai facendo giornalmente. Abbiamo visto le code in attesa per poter entrare all'interno del tuo atelier. Un atelier che è l'essenza della pasticceria. Grazie. Per cui le motivazioni che ti leggo sono le seguenti. Premio Lucchese dell'anno 2021. Damiano Carrara è un giovane pasticcere nato a Lucca. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della ristorazione, si trasferisce in Irlanda e successivamente a Los Angeles, in California, dove apre insieme al fratello Massimiliano, anch'egli pasticcere, la pasticceria Carrara Pastries. Grazie alle sue doti, l'attività riscuote un grande successo e al primo locale si aggiunge presto un secondo negozio aperto a poca distanza. Nel 2015 Damiano partecipa come concorrente alla prima edizione del programma televisivo americano Spring Baking Championship. Si classifica tra i finalisti della 12ª stagione del programma Food Network Star e diventa giudice di importanti trasmissioni di cucina. Nel 2017 viene richiamato in Italia come giudice del programma italiano Bake Off Italy, dolci in forno sulla rete televisiva Real Time, e un anno dopo, nel 2018, viene pubblicato il suo primo libro dal titolo Nella vita tutto è possibile. Negli anni 2019 e 2020 continua nell'attività di conduzione televisiva con ottimi risultati in termini di ascolto, diventando uno dei professionisti più amati e popolari della televisione italiana. Nel 2021 decide di tornare a Lucca, la sua città natale, dove apre l'atelier Damiano Carrara, un luogo nel quale egli esprime tutta la sua creatività e il suo talento nell'arte della pasticceria, e che sin dall'inaugurazione attrae moltissime persone da tutta Italia. Il premio Lucchese dell'anno 2021 è il riconoscimento che la città di Lucca conferisce a Damiano Carrara per il suo talento e la sua capacità di portare il vivere lucchese nel mondo
con professionalità, talento e simpatia. Con l'augurio di proseguire con successo il suo percorso creativo, Lucca, 31 dicembre 2021. Grazie. Allora, mi permetto da solo di applaudire virtualmente, grazie. Perché lo possiamo fare soltanto in questa maniera, ma ci sarà l'applauso davvero di tutti, e conferisco a te e alla tua attività la medaglia ufficiale della città di Lucca. Grazie. Veramente un onore. Lo sapete che è da quando sono piccolo che sto a Lucca, sono andato via da Lucca, ma sono tornato a Lucca, ho voluto ripartire da Lucca, e per me è un grande onore questo. Grazie. E la città riconosce le tue capacità e ciò che hai fatto per il nome di Lucca nel mondo, perché sono sicuro che hai saputo portare il nome della nostra città là dove sei stato, con le tue grandi doti, che sono doti professionali ma anche umane, come ho potuto vedere qui all'interno della tua struttura, con il personale, che i giovani che stai formando, che stai portando avanti per il futuro anche loro, perché non è solo il futuro tuo ma è il futuro di un'attività che impiega molte persone, e impiegando molte persone dà vita, dà futuro, dà attività, dà ricchezza, non solo, ripeto, in termini personali, ma all'intero contesto in cui la tua attività si sta sviluppando. Grazie di cuore per ciò che hai fatto. Grazie a voi, grazie. Ciao a tutti gli amici di Lucca, io vi mando un abbraccio, un saluto e un augurio speciale per questo fine 2021, inizio 2022. Ci rivediamo ad anno nuovo, noi saremo qua all'Atelier d'Aviano Carrara a partire dal 28 di gennaio, vi aspetto tutti quanti e mando un abbraccio a tutti, ciao. E complimenti anche a Damiano Carrara, complimenti veramente a tutti e due. Io voglio ringraziare il professore Alessandro Tambellini, grazie ancora, buon anno, grazie per la sua presenza. Grazie a chi così tanto si dà da fare. Per esatto, grazie a tutti e due, e grazie anche a Monsignor Paolo Giulietti, grazie infinite per la sua presenza. E ancora un applauso a questi due premiati, veramente fantastici. E adesso il nostro spettacolo prosegue con una delle formazioni di rock opera che in questo secondo set presenta una raffinata selezione di alcune tra le melodie più celebri del repertorio pop, rock, dance degli anni 70 ad oggi. Ricordo ancora che fanno parte del gruppo le voci Matteo Giusti, Susanna Pellegrini, Cecilia Pascale e Terry Horn. Alla chitarra Antonio Gori, al basso Alessandro Nottoli, alla batteria Marco Campagna e alle tastiere Simone Giusti. Signori e signori, i Rock Opera! Grazie. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and I beg to see you dance just one more time. Just one more time. So they say, dance for me.
say I'm caught up in the dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. That's fine by me. So when the old friend needs a home, when I'm wiser and I know, all this time I was passing myself down, didn't know I was lost. So when the old friend needs a home, when I'm wiser and I hold on, all this time I was passing myself down, didn't know I was lost. Did a 180 crazy, thinking about the where I ended up. I'm a good old friend, so my friend is me. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe it, you can stop me. Don't show up, don't come back. Stop caring about me now. Walk away.
Grazie. Ho visto che hanno apprezzato, le sapevano un po' tutte. Bene, andiamo avanti con un po' di carica. Eh sì, adesso sì. Questo è bello, ci carichiamo un po' tutti insieme. Che sia di buon auspicio per questo 2022. Già con, già è spremuto il mio cuore.
grazie. Cecilia Pascale. Grazie. Oh, ricomponiamoci perché adesso vogliamo ricordare un altro grande che invece ci ha lasciati da poco, quindi questo è il nostro omaggio. Oh, e ora vogliamo fare un po' un salto negli anni '80 che ci piacciono parecchio. Thank you.
strangers alone. You know the rules, and so do I. I've a good mix of what I'm thinking of. For so long, you have been aching, but you're too shy to say it. Inside, we both know what's been going on. We know the game, and we're gonna play it. You can dance for inspiration. Thank you.
generation of the groove, generation of the move, join all the disco tribe, let the music take you high. Grazie. Bene, il prossimo medley, diciamo, di brani è un po' un insieme di quello che si può raccogliere in un ultimo dell'anno normale, in cui si può ballare tutti, però insomma, divertiamoci lo stesso tutti insieme e ancora buon anno, ciao! Stay it done, why? Yeah, see, yeah, it's hard to say it good, why?
Try to hurt.
in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. My brain goes bang, bang, bang till my feet are the same. But something's bad, something ain't right. I'm frustrated, torn, I'm addicted to love. Let me sleep in my bed. I was sweet, but I should have been you instead. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. No one miss when you keep that high. You're my lady, I'm your fool. You make me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let it not fly. We could dance in, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. Don't want to miss when you get that eye. Wake me up before you go, go. Shining, blending on, gone, it's so long. Grazie, grazie alla band Rock Opera che ci ha fatto veramente sognare. Grazie ragazzi, grazie infinite. Siamo giunti alla conclusione. Io però vorrei... Federico? Fede, dove sei? Ciao Manu, eccomi. Eccolo. Ciao. Ma vogliamo fare un applauso al nostro super DJ? Grazie. Federico, grazie davvero. Ma un applauso principalmente va a Emanuela che ha condotto la serata in maniera esemplare. Grazie infinite. Ebbene sì, siamo questa bellissima festa ci ha trasportati nell'anno 2022, nell'anno del cuore, Federico. Esatto. Un anno veramente molto particolare, quindi a questo punto noi vogliamo fare i nostri ringraziamenti. Ringraziamo nuovamente l'amministrazione comunale di Lucca e ovviamente anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che hanno contribuito all'organizzazione dell'associazione Don Franco Baroni ODV. Grazie naturalmente a tutti voi, a questo splendido pubblico e poi anche a tutti quelli che ci hanno ascoltati da casa. Però ovviamente io vorrei per ultimo, ma non ultimo, ringraziare lui, bravissimo, per primo, Paolo Mandoli, l'ideatore del Capodanno, che da tanti anni organizza il Capodanno in piazza a Lucca. Grazie a Paolo Mandoli, grazie Paolo, presidente dell'associazione Don Franco Baroni. Grazie infinite, Paolo. E poi anche a tutto lo staff di Amandla Production e naturalmente a Davide Lapini. Grazie infinite. Grazie. Federico, ce ne andiamo? Che facciamo? O restiamo qua? Voi che fate? Andiamo via tutti? E allora buon anno con il cuore. Auguri. Grazie auguri da Emanuela Gennai e da tutti. Grazie, grazie ancora auguri. Buon anno. Auguri, ragazzi. Dai, Fede.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me.